Anche una preghiera per i nostri fratelli che soffrono questa malattia così crudele, che trovino la strada della guarigione il più presto possibile. Buongiorno e benvenuti sul nostro volo. Volevo ringraziarvi, soprattutto i milanesi là in fondo. Ciao, ciao amici del Milan. Io sono il vostro nerd rosso nero di quartiere e anche in questa situazione di crisi assoluta io canto. Sempre con te sarò, mai da solo ti lascerò. Sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sì, forza Milan, sempre comunque virus e non virus, anche se la situazione virus sta sfuggendo di controllo o è già sfuggito di controllo, perché a livello calcistico io non so che senso abbia più giocare il campionato. Il campionato 2020 non ha più senso di esistere, perché vi spiego. Comunque tu faccia, comunque tu veda, comunque tu provi a fare un qualcosa, il campionato è compromesso, è farsato, perché un mese di stop, le squadre che non sono in forma potrebbero tornare in forma e coloro che sono in forma potrebbero perdere la forma, quindi non ha una continuità, e al momento che non ha continuità perde di senso. Forse perché sono egoista, penso che la cosa migliore sia stoppare, basta, campionato. La classifica è quella, punto e basta. Perché comunque tu vada avanti, sarà comunque falsato il campionato. A questo punto fermiamola. Nessuno l'ha voluto questa cosa, è arrivata. Bene così. O spostano gli europei, se no io non vedo, non trovo maniera, non me ne capro, Cito, di come poter fare, ok? Un campionato come quello che stiamo facendo noi, purtroppo non ha più senso. Secondo me, per me, non ha più senso. Vabbè che se il campionato si ferma mi farebbero un favore, perché non vedrei più in faccia quei ridicoli dei miei giocatori, però ditemelo voi, che senso ha giocare un campionato in questo modo? Ditemelo voi. Ditemelo voi, fratelli. Mi ha parlato di te, senti, ti piace o no? Comunque, parlando dell'extracalcio, questa cosa del coronavirus ha fermato l'Italia completamente. Io sono un operaio, lavoro in ristorante, sono un cameriere, l'ho detto diverse volte in video passati, e il posto mio di lavoro è chiuso praticamente, perché noi lavoriamo la sera e la sera la gente non può andare in ristorante. Però alla coppa alle 8 puoi starci, però vabbè, stiamo zitti, no? Il problema è che questa cosa ha colpito i piccoli imprenditori e coloro che sono affiancati ai piccoli imprenditori, siamo noi operai privati. Cioè, purtroppo il non sapere gestire la cosa, ma non il governo, ragazzi, perché il governo ha fatto il suo. Noi, come popolazione, siamo stati imbecilli, perché se io ti metto in quarantena, perché pigli il treno e ti spargio per tutta Italia? Poi è normale che i risultati poi sono questi. Il treno Intercity notte 16:99 di Trenitalia, proveniente da Torino Porta Nuova, è diretto a Salerno, delle ore 8:35, è in arrivo al binario 15. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Perché il governo ci aiuti. Io spero che questa situazione drammatica, perché è drammatica questa situazione, si trova una soluzione in qualche modo, perché cioè, io non le voglio mettere in panni di colui che deve pagarmi a me lo stipendio, e soprattutto chi dovrà dare lo stipendio a altri ragazzi come me che sono a casa per colpa né loro che sono gestito male, o magari nostra che abbiamo fatto una cazzata, se no per un virus di merda. È una situazione veramente da surreale, da film horror, una cosa che, ma è un casino. Un casino veramente non ci si è. Non vedo una soluzione momentanea a questo problema, sino che il governo ci dia una mano. A tutti. Il problema che vado a pensare è che il mio governo è quello che i terremotati ancora lo fa vivere fra le macerie. Quindi le mie speranze calano.
e come sempre bisogna fare sempre da soli. Però a prendere sono sempre pronti, ma a darci sempre da aspettare. Per prendere i soldi a noi sono i primi, lì in prima linea, strozzini di prima categoria. Ma se ci hanno dato i soldi a te, campacavallo. Anche in questa situazione di merda, sempre comunque Forza Milan, io questo canale sarà sempre per voi, vi porterò piccoli aggiornamenti calcistici, perché noi siamo qui a parlare di Milan, scusate se mi sono deviato del tema, però purtroppo questo discorso coronavirus è un dito nel culo per tutti, in tutte le aree. E a volte so che ognuno è libero di pensiero, ma io questi hashtag famosi che stanno girando, io sto a casa, tu stai a casa e metti l'hashtag, bimbo, va bene, stai a casa, tanto sei statale, stai a casa e ti paga lo Stato lo stesso, io sto a casa, ma a me chi mi paga? Sì, il povero Cristo che mi ha assunto non ha soldi con che pagarmi. Cioè, allora a quel punto lì sì che io sto a casa, perché tu puoi rientrare al lavoro, ma io rimango a casa, quindi... In tutto questo è una situazione surreale da incubo, da incubo. Ma non bisogna mai perdere la fede, né nel Milan, né in questa situazione di merda che ci è capitato. Perché dopo una grande crisi, ipoteticamente c'è una grande ripresa, no? Quindi bisogna solo aspettare e avere fede in Dio e che vada tutto bene. Purtroppo la misura più drastica era chiuderci tutti in casa, ci stanno riuscendo. Quindi, finito questo virus, speriamo che i danni non siano stati troppi. Ragazzi, questo è tutto, volevo fare un piccolo sfogo, un piccolo mio pensiero, io vorrei, sono curioso di sentire il vostro, quindi leggerò tutti i vostri commenti, like, iscrizione e campanella degli aggiornamenti, sempre Forza Milan, ciao. Mi vuoi lasciare qui a morire da solo?